anche bel gattino. Ma sono strettissime le strade. Qua siamo mulini di 3 ore e c'è anche una lumaca lì in cima, che c'è la saga delle lumache. Da qui veramente, se soffrite di mal di macchina, non è proprio il massimo. Qua è obbligatorio il travel boom ed essere anche molto bravi a guidare, perché sono veramente strade iper strette. A venire su col camper, poi però le visuali sono veramente molto belle. Vabbè, comunque, buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Come avete visto, stiamo andando a Triora finalmente. Erano anni che volevo venirci e la strada è veramente strettissima in questo punto, tutto curve. Però vabbè, non venite su di notte, ecco, l'importante è quello, non venire col buio, perché già comunque durante il giorno, soprattutto con un camper, non è proprio il massimo. Però vabbè, se siete bravi si può fare. E mi raccomando, se soffrite mal di macchina, prendetevi dietro un travel gum, perché è un bel po' di chilometri, stiamo facendo curve tra l'altro. Che ci mancava soltanto il pulmino qua. Vanno dietro tutti. Andate dietro tutti qua? Perché se no che ci avrà il posto là. Ah, ok, allora andiamo su noi. No, mi sembra un po' imbranato sto qua. Ah sì. Vabbè, ce la possiamo fare. Avete capito perché vi ho detto di non venire di notte, dovete essere bravi a guidare? Perché comunque le stradine fanno paura. Oggi ci stavo io lì, perché avete di andare. Boh, vabbè, ce la faremo. Lo specchietto, sì, tira dentro lo specchietto. Come è grande come te l'ho detto io. Lo specchietto, ma colpa mia. Vediamo se ci passa. Oh madoi. Per me no. No, niente fa. Attenzione, attenzione, attenzione allo specchietto. Vai, vai, vai ancora un po'. Aiuto. Non ce lo fai, per me ci fa giù il camper come minimo. Cioè, non so se vi rendete conto. Cioè, a 2 centimetri sta passando, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. È andato, dai. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Arrivati, siamo a 765 metri sul livello del mare. Arrivati, e fa un caldo mostruoso pure qua, incredibile. Guardate il panorama. E comunque il camper l'abbiamo dovuto parcheggiare in mezzo alla strada, perché qua non ci sono parcheggi, quindi bisogna un po' parcheggiare dove si trova. Adesso vogliamo andare a vedere un negozietto con scritto il pane di Triora, perché comunque qua è famoso anche il pane, quindi vogliamo entrare a vedere un attimino il negozietto e poi andremo a vedere il museo, sperando che sia aperto, perché su Google Map mi dice che apre alle 10:30, però sapete che Google Map ho avuto un po' di problemi, perché tante volte mi dice che è aperto, arrivi lì, è chiuso, quindi incrociamo le dita e speriamo che il museo sia aperto. E visitiamo il museo, poi iniziamo a vedere un po' il borgo, poi alle 12:30 la prenotazione in un'osteria per andare a mangiare, deve essere una figata, ho visto le foto, veramente bellissima, super tipica, e dicono che si mangia veramente bene, e poi finiamo di visitare tutto il borgo e poi torniamo giù verso il mare. Ok, questo qua è il negozietto. Ah, una bella scopetta. Solo il pane. Città del pane, boh, vediamo un po'. Intanto penso che... Non so, vediamo un po' cosa c'è dentro, dai, diamo un'occhiata. Oh, che bello! C'è proprio la produzione qua. Che profumino! Ok, abbiamo preso un pane multicereale, il pane di Triora e anche questi biscottini che sono fatti con l'anice e l'olio extravergine d'oliva. Buonissimi. Ok, tieni, vai, porta giù al camper. Ci sono quasi 30 gradi.
Stiamo entrando nel museo e costa soltanto, cos'è che costava, 3 euro? 2? 2 euro? Cioè una stupidata, 2 euro. Niente. Veramente. Oh, che bello. Allora qua vabbè, ovviamente la zona dell'inquisizione di tutto quello che è successo alle cosiddette streghe, insomma, queste povere donne. Wow. È bellissimo. Fosse molto più piccolo per 2 euro, invece assolutamente ne vale la pena. Qua c'è anche la parte esterna, tipo il giardino, qualche il parcheggio, esatto. Bellissimo. No, no, merita davvero una visita, assolutamente. E qua invece cosa c'è? Ah, tipo una ricostruzione del paesello, anche la chiesa e tutto. Castello, infatti dopo andremo a vedere anche quello. Wow. Bellissimo. Bellissimo, votazione 10 per il prezzo, veramente ne vale la pena. Il borgo qua è stupendo. Ah, c'è anche la strega da andare a fare la foto, la statua della strega. I negozietti sono pazzeschi, veramente. Wow.
su tutte queste strade abbastanza pericolose da fare. Comunque qua c'è il luogo della capotina, come avete visto, e tutta questa storia delle streghe è nata comunque da un periodo di carestia, perché comunque non pioveva e nell'ignoranza comunque non si sapeva il motivo, e hanno dato colpa comunque a delle donne che abitavano qua, che usavano le erbe per curarsi, delle guaritrici insomma, e hanno iniziato a dire che erano loro che stavano facendo degli incantesimi, delle cose per far succedere insomma questa carestia. Vabbè, purtroppo. Ma dove siamo finiti? Di là? No, perché qua c'è la chiesa, ma stiamo cercando di capire come funziona, perché sono tutte stradine strettissime. Guardate, ci stiamo perdendo nei vicoletti, perché dopo dobbiamo anche andare a mangiare la pappa. Vediamo qui. Ma qua si scende sempre di più, non stiamo andando alla chiesa. No, per me non c'è una. No, per me dobbiamo andare alla piazza per cercare di capire dove andare. Lì c'è rientro a destra. Boh, proviamo andare di qui. È bello anche perdersi nei vicoletti, insomma, per scoprire nuove cose. E qua è veramente tutto fantastico, proprio un bel borgo medievale. Via dietro la stretta. Ci siete? Sì. Oppa. Ok, siamo su una strada un po' più larga qui. E la chiesa è sempre qua sopra, non so come fare a raggiungerla. Destra. Boh, proviamo. Andiamo a vedere, dai. Bello, bello comunque, ne vale assolutamente la pena venire su, anche se la strada è stata terrificante, però veramente un bellissimo borgo. Ok, siamo arrivati alla piazza. E qui c'è anche l'ingresso della chiesa. Ma queste qua sono zampe, ne? Quella è la coda. 1, 2, 3, 4, 5 teste. 27 teste, queste sono le zampe. La coda e 5 teste. Wow, che bella la piazzetta qui, fantastico. Stupenda. Cioè, guardate anche il bar con le streghette di fuori. Spettacolo. Sì, qua c'è un altro museo, il museo di Ritriora. Comunque abbiamo scoperto che quel mostro disegnato in terra qua sul Sagrato in realtà è Cerbero e ha tre teste. Io ne ho viste 5, il mio papà 7, non ho capito il perché, in realtà sono tre teste, anche perché non ho calcolato che ha 4 zampe, non 2, e la coda. Quindi va bene, dai, abbiamo canato tutto. Hai indovinato. Hai detto tre teste tu? Allora hai indovinato mio papà e mia mamma, ha indovinato lei. Invece noi abbiamo canato in pieno.
Siamo arrivati all'osteria, alla loggia della strega, dove mangeremo. Le recensioni sono super positive, quindi non vedo l'ora di assaggiare tutto. Qua c'è la lista, il loro menù. Vabbè, ci hanno messo qua di fuori perché all'interno era già pieno. E guardate che bello. Ok, io ho preso le tagliatelle, pesto, patate, fagiolini. Invece lei i ravioli e i profumi liguri. Adesso arriva anche il coniglio di mio papà. E il coniglio alla triorasca di mio papà è arrivato. Il pesto è proprio quello della Liguria. Buonissimo. Adesso rubo un raviolo a mia mamma. Eccolo qua. C'è una che mi spia più di tanto. Sembra fatto, com'è che si chiama, con gli spinaci, spinaci ricotta, una roba del genere, sembra. Non è male, è proprio pasta fresca. Mi sente che pasta fresca questa. Vabbè, ce ne sono 4, ce ne sono 20. Ma riempiono, sono belli tosti i ravioli. Comunque, buon appetito. E come dolcetto ho preso questo caffè della strega, che è con la panna montata e la Nutella, la che mia mamma ha preso uguale a me. È buona? Stai già mangiando te? Sì. E invece una torta al cioccolato. Ok, abbiamo finito di mangiare e stiamo ritornando su in paese, stiamo cercando il paese più che altro, ci stiamo perdendo in queste viuzze e che sono tutte in super salita. Con la panza piena non è divertente, in più sta per arrivare pure un temporale. Però diciamo che tanti posti, come vedete, sono proprio al coperto, quindi al massimo si inizia a diluviare. Ci nascondiamo in queste viuzze qua. Adesso continuiamo, vogliamo fare anche un po' di shopping in tutti questi negozietti molto particolari. Così almeno finiamo il nostro giro qua a Triora. Guardate, abbiamo trovato tutte queste volte annerite, sembrano antichissime. Ma che bello quel punto qua. Meno male che abbiamo deciso di passare di qua. Vedete che figata. Però col temporale che sta arrivando sta diventando l'atmosfera ancora più bella. Ah, perché si dice che se piove con il sole si pettinano le streghe. Infatti sta piovendo e c'è il sole. È giusto, ci sta. Incredibile. Comunque questa qui è la grotta della Madonna di Lourdes. Ecco, via tutti perché lei deve fare la foto. Oh, visitare Triora con un temporale è il massimo. Adesso stiamo cercando, siamo ritornati ancora nella zona della Capotina che eravamo anche stamattina, perché stavo cercando una tipo una nicchia che ho visto dei video con dentro diciamo una strega, soltanto che non riusciamo assolutamente a trovarla e ci hanno detto che è qua. Beh, speriamo di riuscire a trovarla. Ma guarda che bello, la vallata è stupenda. Com'è che si chiamano, monti? Valle Argentina. Valle Argentina, ecco, non mi ricordavo più. Sapete, c'ho una memoria veramente molto corta. Qua è tutto chiuso. Beh, intanto qua piove, mi sto anche rinfrescando. Va bene, dai. Anche di qua non c'è niente. Guarda, la Capotina è giù di qua. Dici? Boh, proviamo andare giù ancora a vedere. Ok, abbiamo trovato dov'è la nicchia con la strega, soltanto che come vedete è chiuso per lavori. Ho ficcato lì mio papà, quindi mio papà vi farà vedere il filmato della nicchia. Spero che sia visto bene. Speriamo. Non lo so, il cameraman è mio papà, quindi non so cos'è che ha inquadrato. Comunque purtroppo, come vedete, ci sono i lavori in corso. Lui, non ditelo a nessuno, si è intrufolato dentro a fare il filmato. Per quello che stamattina non l'abbiamo visto, perché comunque siamo passati dritti e non l'abbiamo vista. E niente, adesso torniamo al campo perché qua la situazione sta peggiorando sempre di più. E niente, spero che questo video dalla Salem italiana vi sia piaciuto. È una vita che volevo venire a visitarla.
E niente, ci vediamo al prossimo video. Vi avviso subito che per un po' di settimane non ci saranno video sul canale perché andrò in vacanza, però mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale perché andremo a New York e a Repubblica Dominicana, quindi usciranno dei video pazzeschi. Mi è anche caduta una foglia in testa, vabbè. E niente, quindi vi saluto e alla prossima e buone vacanze a tutti!